Konnichiwa, cari Giappo Lovers, fan e iscritti, e benvenuti davanti a voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer e benvenuti qui quest'oggi un nuovo episodio di Yakuza Like a Dragon per continuare questa avventura in questo gioco di ruolo veramente spettacolare. Allora, cari voi tutti, siamo giunti all'episodio numero 16 di questa cavalcata, di questa serie. Allora andiamo subito a vedere cosa succede quest'oggi, questo nuovo appuntamento di Yakuza Like a Dragon. Ok, si è fatta già sera. E allora tocca andare dall'altra parte del fiume. Ah, guardate qua, che spettacolo. Comunque la prima persona veramente piace tantissimo. Allora, come quasi, beh, se avessi il casco virtuale. Eccola. Ma che caspita volete ancora? Uomini minacciosi, su, dai. Dai Namba, vieni pure tu. Tocca a te. Vai con l'assalto dei piccioni. Grandissimo. Vai col pugno tenace. E becca di questo, va. Oh. Vai, altri 10 yen, ma tutti 10 yen, tutti spilorci sono. Vabbè, fatti fuori, grande Namba. Vediamo un po' andare, va, di sbrigarci un po', va. Vediamo un po' di che lavoretto si tratta. Che c'è, eh? Te ne sei accorto pure tu. Sono secondario a 04, gli scarti di un uomo. いちよ、質屋さんらしいのよ。え?質屋って?これゴミ屋敷ってやつだろ?こんなとこで商売なんてやってんのか?買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから、役所の人が何度か説得しに、ここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ。勝手なことをしたら訴えるって。 ma vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Ok, ma tocca fare, eh? Ma vabbè, lasciamo stare, va, lasciamoli lì. Andiamo in questo bar notturno. Mushi mushi. Guarda, vediamo un po'. Ma te sinceramente dai, Zamas? Mamma mia, che situazione. Un'occasione d'oro. Storia secondaria 03. Le famose storie secondarie di Yakuza. Pisciatore seriale. Ok, quindi parliamo al poliziotto? Ah no. Sì, posso aiutarla? No, ma si dio che c'è un tizio che sta cambiando l'acqua al pipistrello nel nostro fiume, è vero? Ah sì, è questo che ha sentito? No. Aspezzoni, comunque, cosa vi trattiene e perché non è ancora stato arrestato? Non conosce procedure, vero? Se non riusciamo a coglierlo sul fatto non avremo indizi di colpevolezza. E purtroppo non l'abbiamo ancora beccato con le mani nel pacco. Non nel sacco, nel pacco. Vabbè.
come sono bastasse, le segnalazioni che ci arrivano sono frammentarie. Sappiamo solo che c'è un tipo minaccioso con delle perdite. Tutto qui. Beh, esistono le toilette per quel genere di cose. Un crimine resta un crimine. Giusto. È vero, un atto osceno resta tale. Il bastardo dovrebbe essere multato. Eppure è lì fuori ogni santo giorno a lasciarsi andare. Compatisco il pescatore e il pesce. Vabbè, è messo proprio male. Spero che vengano presto ad arrestarlo. Anch'io. Ascolti, viene spesso qui? Soda. Ogni tanto, direi. Beh, se credesse di individuare l'idrante umano nel nostro fiume, ci aiuterebbe a chiudere il bocchettone? Oh. Vuole tipo quell'arresti o cosa? Sì, penso che lei abbia le doti per farlo. La ricompenseremo, ovviamente. Metterei più pattuglie se potessi, ma abbiamo già sprecato un sacco di risorse per cercarlo e non ho intenzione di buttarne altre nel cesso. Si direbbe che vi stia creando non pochi grattacapi. D'accordo, vi aiuterò. Se lo vedo a innaffiare, mi assicurerò che assaggi un po' di terra. Arigato gozaimasu. Questo è quello che volevo sentire. Oh, io sono Tada. Di solito sono qui di pattuglia. Ottimo, io sono Kasuga, comunque. Soredewa. Va bene, Kasuga-san. Ti lascio al colpevole. Contatta stazione se lo prendi. No. Certamente. Prende e se ne va. Beh. Passa pure il treno. I treni. Vediamo un po'. C'è un po' dei... Ma Namba dove sta? Namba! Ma i Dividoschi se ne sono andati. Vabbè. La... C'è un altro senza tetto. Ah, le lattine. Ma vabbè, dai, vediamo un po' al bar cosa tocca fare al bar. Dai, Namba, una bella corsetta. Di qua, ahia. Ci sono altri tipi loschi. Eccola, ci ho pure visto. E dai, però, non posso perdere tempo, su. Vai, pugno tenace. E becchi di questo, va. Namba, tocca a te. Dai, assalto dei piccioni, oramai lo conosciamo. Vai col mangime. Ok, bene, altri 10 yen. Questi sono proprio spilorci. Però abbiamo altri 2 onigiri di tonno. Va bene, ok. Ma abbiamo un po' oggetti. Quanti onigiri ci abbiamo? 8 su 10. Ok, vediamo un po'. Parliamo un po' qua con Johnny, va? Uomo banale. Oh, è la prima volta che incontro qualcuno con un taglio di capelli così. Scommetto che lo sai già, ma siamo a Yokohama. Vabbè. Ancora. Ancora altri uomini minacciosi. Ma quanti siete qua nei paraggi? Fortuna sono di livello 7, di una botta sola se ne vanno, va? Dai, Namba. Vai col mangime. Cioè, Namba c'ha tipo chili e chili di mangime. Ok, bene. C'è qualcun altro? Mi sa tanto di no. Vediamo un po'. Dai, altri. Vabbè, ho capito però. Vai, prendi questo. Vai, Namba. Vai, Namba, salti i piccioni. Ok, bene così, bene così. Un onigiri alle alghe. Ok, bene. Occhio alle macchine. Oh, scusi signora. Eh no, là ci sono altri tipi. No, 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 no. Aggiriamoli. No, altri là. E che è? No, altri di qua.
Ok, sono passati, va. Oh, vai che ci siamo, va. Questo qua? Direi di sì, vai così. あの、ハローワークのおっちゃんに紹介されてきたんですけど。え?ハローワーク?私が頼んでおいたのさ。ハローワーの神戸に用心棒よこせってね。ちょっと浜子さん、勝手なことしないでよ。そんなの払うお金ないわよ。5000円で命張ってくれるなら安いもんさ。 2人も寄こしてくれるなんて神戸も気が利くね。ちょっと待ってくれよ。用心棒命張るって一体何の話だ。俺らに何させる気だ。一から説明してやるよ。こっち行きな坊やたち。まんま見やに店が並んでるだろ。全部ここと同じようなスナックさ。この辺りの店は もう何十年も泥棒にあっててね。泥棒?泥棒って言っても盗むのは金じゃないよ。奴らが盗むのは電気さ。電気?東電ってやつか。ああ。あの電線を見てみな。この電線はずっと昔に奴らが勝手に貼ったものさ。奴らって誰だ?あれって コミジュルじゃねえか。コミジュル、なんだそれ。お話だろ、偉人さんの一つ韓国マフィアだ。コミジュルって名前の組織なのか。いや、連中に名称はね、コミジュルってのはあの場所そのものの名前だ。じゃあそれがそのまま通り名になったってことだ。そういうこと。ここいらのスナックは ずっとコミジュルに電気を使われ続けてんのさ。その電気代だけで1店舗あたり月数万はいくよ。もちろんコミジュルは払ってくんないから店が負担してんだよ。犯人がコミジュルって分かってんなら行動すりゃいいじゃねえか。とりあえず泥棒だから、まず警察に連絡か。ではどこだ。それができりゃ誰も苦労しねえだろう。だよな、ばあさん。ま、 そうだね。え?飲んでたよ。窃盗だぜ?警察様の出番だろ。警察は取り合わねえよ。コミジルのアジトに行くなんてやべえことするはずがねえ。やべえこと?どれくらいやべえことなんだよ。生きて帰ることはまずないね。<笑>また大げさな。大げさじゃねえ。コミジルに近づく人間は、ヤクザマフィア警察、 関係なく片っ端から消えてくって昔っから夢で、墓場みてえなところだぞ。偉人さんの他の連中だってあそこに近づくのは嫌がるくらいだ。南波さんは知り合いいねえのか。コミジルに。いねえよ。知り合いたくもねえ。そっか。じゃあコミジルから離れたところでそいつらの誰かを見つけ出してから。あそこから一歩でも外に出たら誰が誰だかわからねえよ。 バッチつけてるわけでもねえ。コミジルの連中ってのは偉人さんでも人気はアンダーグラウンドな存在なんだ。なるほど。町じゃあっても分からねえ。会いたきゃあそこへ行くしかねえか。で行けば死ぬのは間違いなし。ってわけでばあさん、これは諦めてもらうしかないぜ。そんな簡単に言わないでくれよ。 こりゃ死活問題なんだ。そうだよな、なんか言い手がねえもんかな。ほら一番、お前何言ってんだよ。関わるのはよそうぜ。だったら電線切っちまえばいいんじゃねえ。コミジルが勝手に貼ったもんなんだし。バカ言うね。だよね。だから昨日切っちまったとこだよ。え? おい、何してんだよババ。すみません、私も止めたんですけど。ママはね、そんなことしたらどんな仕返しをされるかわかんないって泣いて止めるんだけどさ、今までもずっとこの繰り返しで、ついに昨日堪忍袋の尾が切れて
ブチッとやっちまったのさ。私も年かね。年のせいにすんじゃねえ。どうするつもりなんだ。そこんとこはあんた方に頼みたいわけさ。ふざけんなよ。そんでやったのは昨日だな。コミジュルからの反応は？今日ママが出勤したらこんなもんが店に放り込まれててな。今夜中に復旧しろ。電線を直せってことか。もし直さなかったらどうなる？そうね、相手は姿も見たことねえ連中だし、連中の言ってることが脅しじゃなけりゃ、なんか仕掛けてくるかもしんないね。来るかもしんないねって、絶対来るさ。あのな、ばあさんが自分の大事な店を続けたい気持ちはわからんでもないけどさ、さすがに無茶すぎ。自分の店？あたしゃここの常連客だよ。ママのこと思って用心棒を手配したってわけさ。はあ？どこまで勝手なババアだ。とにかく冗談じゃねえ。俺はコミジュルと関わり合うのなんて絶対にごめんだぜ。絶対にだ。そうかい？嫌ならお帰り。腰の抜けたボディーガードに払う金はないよ。ああそうかい。こっちから願い下げだ。おい帰るぞ。すみませんでした。本当にお騒がせしました。あんたこれからどうするつもりだ？電線をまた引き直して、それでも揉めたら誰かにお金を借りて示談なりなんなり。そんなのやめときな。あたしゃ納得いかないよ。うるせえババア。そもそもてめえのせいだろ。ばあさんの言う通りだ。納得いかねえな。は？泥棒された上、その泥棒にまた金払うなんてありえねえ。バイト代は5000円だったな。ああ、それがママの出せる限界でね。でも構わねえ。俺はやるぜ。マジかよ。ちょっと待てよ。仕事を選べる立場じゃねえんだ。人助けして金までもらえるなら願ったりかなったりさ。いいこと言うじゃないか。あんたはちょっと違うと思ったよ。誰かさんと違って。このバーバー。本当にいいんですか？ねえ、男に二言はねえ。俺たちで引き受けるぜ。おちょいまし。俺たち？俺も入ってんのか？ま、やる気のねえやつはお荷物だ。嫌ならお帰り。分かったよ。もうやるよ。やりゃいいんだろうが。よし、話は決まったね。心強い用心棒が2人もいるんだ。営業開始と行こうじゃないか、ママ。Mamma mia ragazzi, che situazione. Vediamo un po' come si evolve questa situazione qui. Il bar è aperto. Vediamo un po' che accade. Shikashi, bukimina biru da na. Konna ni tensen hippatte. Yatsura ittai nani ni tsukatten da? Ore ga shiru hazu ne daro. Nomi sugi da ze, Namba. たった5000円ポッチで命かけろって言われてんだぞ。そう言うなよ。死ぬと決まったわけじゃねえ。え、でもよ、おかしいと思わねえか。コミジュルってのはあの建物の中に閉じこもったままで、そこの人間は大っぴらには人前に現れねえ。何十年もそうだ。そんな奴らが今更電線を元に戻せて客のいるスナックにわざわざ乗り込んでくると思うか？じゃあこのメッセージはただの脅しってことか？俺はそう睨んでるぜ。異人町の人間はコミジュルを恐れてる。それはコミジュルも分かってる。こんなもん投げ入れられたら普通はビビってすぐに言うこと聞くのが普通さ。だから石ころ投げて脅して送電戻すの待ってるんだ。戻したかなんて確認もいちいちしねえさ。もし確認しに来てそのまま
ほっといたら。そりゃお前、もう一個また投げに来るかもな。ま、俺たちはずっと戻さないって決めたんだ。今はそれで済んでも、いつか乗り込んでくるかもしれねえな。だからよ、一番、もう石ころで住んでる今のうちに、もうこれは脅しだけだっつって、まんまとばあさんほっといてずらかろうぜ。聞こえてるよ。たく、地獄耳なばあさんだぜ。ん？Che accade? Io, ore. Ore? Là? Io, sacchi, sto cagando. Ma che è? Ah, è popcorn, dai. Popcorn, gaia. ビビらせやがって。いらっしゃいませ。お客さん、うちは初めてでしたっけ？え、カラ。あ、ま、これ、ルブレゴーネ、ミサ。あ、あの男、ハローワークにいたやつだ。本当だ。あの野郎。無職のくせに飲み屋なんか来やがって。ん？No, cazzarola! やめろ！ Grandissimo! Grandissimo! Grande Ichiban! Vai, confessa!邪魔すんじゃねえ。なんであんなことしたんだ。雇われたんだ。あの店をめちゃくちゃにすれば大金をくれるってな。お前を雇ったのは韓国のマフィアか。そうだろう。知らねえよ。公園で飲んでたら声をかけられたんだ。店をぶっ壊せば100万くれるってな。邪魔するってなら、てめえらも容赦しねえぞ！バスタード、マレデット、マツオ、contro il nostro duo di eroi、vediamo un po'。No、sguardo pietoso、no、cazzarola。Vabbè、attacchiamolo。Vai così、ok。Pugno tenace。Vai così! Ok, yatta, yatta! Vai così, 150 yen! Chiave, cassaforte d'argento! Bene così! Bene così! Nuovo rango per Namba, bene! E vediamo un po' il da fare! Omae, namae nandacchi? Haruo de yubaretete na? Soda!松尾だ。だよな。うるせえ。あのな、お前、店を襲っただけで100万なんて簡単にもらえると思ってたのかよ。お茶悪いか。お前を雇ったのはあのビルにいる韓国マフィアだ。間違いねえ。なんでわかる。まあ、身に覚えがあるっていうか、襲われる理由があってな。でもあいつらはな、公園で酒飲んでる無職男に100万もくれてやるほどお人よしじゃねえ。そうかよ。お前に声かけてきたのはどんなやつだった？顔は見たんだろ？さあな、覚えてねえよ。てめえ、ちゃんと答えろ。やめろ。ナンバ、ママミ、ケシトアチョネ。聞きたけ、あのアマに聞け。Ama. Oh cazzarola. Oh cazzarola. Oh, mate. Oh, Ichiban. Oh, da. Yame toke, Ichiban. A soko ni haitta yatsu wa ikite kaerenen da zo. Aitsu. Warate datta. Ano yaro. Komijiru ni atobareta n janakute,
いつがコミジュルの。ああ、やつがコミジュルのメンバーかもな。なんだよ。どんどんやべえことになっちまってるじゃねえかよ。あいつアーマって言ってたぞ。コミジュルに女がいいのか。そんなの知らねえよ。今そんなのどうでもいいだろ。グランデナンバ。一番。海の。おーカッツァローラ。Occhio! Do sondera. Corrosare ci muoio. Yes! Ci capa, ci capa! No, che fai? Oi! Comi giù te io! Eh? Nani c'è in te? あんたらが雇ったやつだ。あんたらのお仲間かは知らねえけど、もうそっちに帰ったんだ。俺らも返しちゃくんねえか。ここで俺たち殺しても死体の始末ってのも大変だろ。やめとけって。あとそれとよ、スナックの電線の件だ。あれでスナックは廃業寸前なんだぜ。あんたらどっちみちあの店が潰れりゃ電気だって取れねえだろ。もういい加減やめてやれよ。お前の方こそやめてくれ。あんたらも気合の入った組織なんだってな。だったらチンケな東電なんて似合わねえだろ。やめとけよ。もう知らねえ。俺ら死んだな。Porca la miseria! Gli ha fatto un graffio! Con la balestra poi! Occhio! Che il prossimo! Se ne vanno! Non ci crede! Non ci crede manco Namba! Ok, si ritorna al bar. Bentornati. Immagino che non abbiamo voluto fare le presie delle nostre guardie del corpo. Mi hai salvata, non riesco a credere che ve ne siete già occupati. Ah sì, direi che è tutto a posto, no? Aspetta, come mai voi due pensate che sia tutto sistemato? Abbiamo appena ricevuto una telefonata. Probabilmente era l'uomo che è appena stato qui. Intendi Matsuo? Ha chiamato? Sì, ha detto mi dispiace per prima, lasciate il cavo così com'è. Direi che è tutto sistemato. Davvero? Ce l'abbiamo fatta, Ichiban! Già, ma Matsuo era davvero uno della Geomijul? Che importa, il problema è risolto. Come l'hai fatto? Niente di speciale, ho fatto solo quello per cui mi avete assoldato. Ma sentiti. Ma forse mai sentiti quanta modestia? Boh, vabbè. Ecco quanto vi devo. Momento, 5.000 yen in totale? Pensavo fossero 5.000 yen a testa. Mi spiace, vorrei potervi pagare di più, ma. Sono ancora in debito con Amako-san, non ho altro. Non puoi trattarci così solo perché siamo dei senza tetto. Abbiamo rischiato la vita per. Smetti, Anamba. L'abbiamo aiutata, va bene così. Quindi la mia vita vale solo 2500 yen, eh? Allora lasciate che vi dia altro lavoro. Domani mi dite dove lavoro. Vi darò 5.000 yen e saremo pari. Anche lui gestisce un bar a Makosan? Non essere sciocco, pensi che gestirei un buco come questo? Più avanti, lungo il fiume, c'è una serie di piccoli ristoranti. Sono miei. Ristoranti, eh? Sembra interessante.
Dovete pulirne uno e voglio vederlo brillare. Capito, grazie. Ok, ci vediamo domani lì. Ah, già, ho dimenticato di chiedervelo. Come vi chiamate? Namba. Oh, io Kasuga. Ce l'hai un nome? Ichiban, Ichiban Kasuga. Non è un nome falso, lo giuro. È un bel nome, devi esserne orgoglioso. Prende e se ne va. Chiave cassaforte d'argento ottenuta. Questa chiave apre tutte le cassaforti d'argento in città. Yatta! Bene così, bene così. Ok, vediamo un po'. Ci sono dei consigli per i negozi. Ricorda di mangiare. Puoi mangiare bene in luoghi appropriati. Fare non solo rigenerare la salute perduta, ma ti darà anche punti esperienza. Ordinare certe combinazioni di oggetti ti darà punti esperienza aggiuntivi. Per cui non aver paura di sperimentare. Come dice il proverbio, l'appetito viene mangiando. Ok, allora vai a casa. E beh, siamo. Oddio, c'è la famosa ruota panoramica di Minato Mirai. Bella. E va bene, bene così, bene così. E allora, cari Giappolovers, cari fan, cari iscritti, eccoci qui nel menu dei titoli di questo Yakuza Like a Dragon. E allora, anche questo episodio numero 16 della serie termina qui. Sperando che vi sia piaciuto, vi invito a lasciarmi più like possibile. Ovviamente commentate, condividete con i vostri amici in lungo e largo, seguitemi nei vari social. Vi ripeto, come sempre, essere pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. In più vi invito a iscrivervi al canale, ad attivare la campanella per rimanere aggiornati ai miei svariati video ed episodi sul gaming giapponese, alle volte anche non con uscita quotidiana. E infine, in ultimo, vi ripeto, vi ricordo il mio blog personale su WordPress, dove di tanto in tanto scrivo news e recensioni varie sui videogiochi riesco a portare a termine sul canale. Potete seguirlo al link giappogamer.home.blog. E allora, cari Giappolovers, cari fan, cari iscritti, io vi ringrazio uno a uno per essere stati fin qui. Vi abbraccio forte dal vostro Giappogamer. Per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!